Questa sera c'è un evento particolare, una premiazione particolare, e per questo io questa sera ho l'onore di presentarvi, signori e signori, il direttore generale di Barceló Italia. L'onore, l'orgoglio, soprattutto l'orgoglio, ma forse viene che Fabio da qualche parte appaia. Signori e signori, ladies and gentlemen, per voi il capovillaggio del Barceló Floriana Village, mister Fabio Galliero. Buonasera. Non sono qua per rubare il mestiere, Fabio, lo sai. No, non capisco. Non sono qua per rubare il mestiere, io queste cose non le so fare bene. Non è che io so fare queste cose. Il nostro villaggio, l'animazione di questo villaggio, con Fabio Galliero, capovillaggio, è stata riconosciuta come la migliore animazione degli hotel della gamma vacazionale di Barcellona. Sapete, una catena alberghiera con 150 hotel nel mondo, 64 in Europa, del vacazionale, cioè i resort di vacanza sono la nostra forza. L'animazione, il cui capovillaggio è Papi Ragazzi, che poi ovviamente ringrazieremo a parte, è stata riconosciuta come la migliore animazione degli hotel di Barceló nell'anno 2013 e 2014, perché sembra ovviamente arrivando questo riconoscimento, è già arrivato con le valutazioni che sono state di quest'anno. La cosa importante è che non è un premio che diamo noi, i dirigenti di Barceló, ma è un riconoscimento che viene dato dall'attenzione del pubblico, da quello che il pubblico ha voluto dare e trasmettere. E quindi credo che abbia ovviamente per Fabio e per tutti i ragazzi un valore sicuramente molto maggiore che non fosse quello che noi normalmente ovviamente possiamo fare. Se mi metto gli occhiali riesco anche a leggere una cosa. Fabio, ricevi i miei complimenti per aver ottenuto l'indice di maggiore soddisfazione, l'indice più alto nei servizi di animazione di hotel. Complimenti nuovamente pertanto a tutta l'equipe per i risultati che avete ottenuto, per continuare con questo entusiasmo a realizzare questi risultati. È firmato da Raul Gonzalez, che è l'amministratore delegato del gruppo Barceló. Insieme al nostro direttore il premio a Fabio. Bravo! Grazie ancora, però a questo punto non abbiamo finito, caro Fabio. No, perché è stato tutto spettacolo ancora. Ho capito. Io volevamo lasciare la parola a te, naturalmente. Io sono bravo a improvvisare, ma questo forse è l'unico momento in cui è difficile improvvisare, cioè è difficile pure prepararsi qualcosa, quindi non so che dire, sicuramente cose scontate che sono, ma non sono scontate, perché è sempre bello ringraziare persone che veramente ci mettono il cuore in quello che fanno. In questo caso ho già nominato il direttore qualcuno, Tony e Daniela, che erano qui l'anno scorso, parte del corpo di ballo, altre persone, ovviamente un ringraziamento l'ho fatto a Joe, che comunque è sempre con me. Io farei anche un applauso. Ovviamente il direttore, che ovviamente concludo con una frase che hanno insegnato loro: nella vita non è importante quello che fai, ma è importante l'amore con cui fai le cose. Sicuramente io in questo mondo l'amore ce l'ho tanto.